Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del TG Games Limited, puntata abbastanza scarsa, d'altronde siamo in estate, ci sono solo un paio di giochi, ma sono dei giochi molto interessanti. Quindi cominciamo come ogni settimana da Limited Run, che non ci abbandona mai, e andiamo a vedere che cosa si potrà ordinare questo pomeriggio a partire dalle 16. L'abbiamo già visto settimana scorsa, gioco molto molto interessante in uscita su Nintendo Switch e PlayStation 4, ovvero Tomba Special Edition. Questo bellissimo gioco che uscì su PlayStation 1 ebbe un grande successo, e il gioco in versione PlayStation 1 costa un sacco di soldi, è un misto tra un platform e un gioco di ruolo. Ci sono sessioni in cui dovrete muovervi tipo platform con grafica poligonale e il vostro personaggio invece è con grafica bitmap, e altre sessioni con una grafica stile gioco di ruolo con visuale dall'alto. Gioco veramente molto molto bello, e finalmente arriva nelle versioni Nintendo Switch e PlayStation 4, sia in versione fisica normale sia in una bella retro edition con una scatola stile PlayStation 1 americana, e all'interno c'è anche una bella steelbook del gioco. E soprattutto sarà disponibile una collector edition molto molto ricca, ci sono all'interno addirittura le action figure dei due protagonisti, e poi per chi vuole ci sono tanti gadget, dal peluche, c'è addirittura un pad che potete utilizzare sia su Nintendo Switch che su PC. Insomma, tantissima roba, vi lascio sotto il link per chi volesse ordinarlo. Poi andiamo a vedere invece che cosa si potrà ordinare venerdì prossimo. Uno dei giochi sarà un gioco per Game Boy Color, si chiama Unhearted, ed è un misto tra un puzzle game, uno strategico, un gioco d'azione. Voi dovrete usare questa specie di robot che potrà scavare, andare sottoterra, muoversi sottoterra, poi riuscire di nuovo verso l'alto. Il vostro personaggio potrà scendere da questo mezzo per magari risolvere alcuni enigmi. Gioco molto carino, disponibile settimana prossima in versione Game Boy Color con tanto di scatole, libretto di istruzione e tutto. Vi lascio già il link per cominciare a dare un'occhiata, ma il gioco si potrà ordinare settimana prossima. Poi passiamo a Forever Limited, che è da tanto tempo che non lo sentiamo, ma non sono usciti altri giochi da Forever Limited. Mi pare che l'ultimo gioco a uscire è stato House of the Dead. Comunque sono usciti due nuovi giochi sempre per Nintendo Switch. Il primo è Front Mission First Remake, remake di questo bellissimo strategico con protagonisti dei robottoni, veramente un gioco che ha avuto anche questo un grande successo su PlayStation 1 e che adesso arriva nella versione Nintendo Switch qui da Forever Limited, sia in versione fisica normale sia nella bellissima Limited Edition ricca di tanti contenuti. E soprattutto sarà disponibile una Exclusive Collector's Edition con tanto di diorama, con due robot che combattono sul campo di gioco in colore, diciamo, tutto grigio. Dovrete poi magari colorarlo voi. Veramente bellissima collector. È tutto disponibile sul sito di Forever Limited, che è una software house polacca, quindi spedisce tranquillamente anche da noi in Italia senza eccessive spese di spedizione, e vi lascio il link di tutte le versioni. E poi naturalmente è disponibile anche Front Mission 2 Remake, secondo capitolo di questo bellissimo gioco strategico, anche qui con tanti robottoni che se la danno di santa ragione, anche questo bellissimo gioco, ed è disponibile qui da Forever Limited nella versione fisica. E praticamente questa versione fisica la trovate anche in altri negozi, però qui c'è qualche contenuto in più all'interno della scatola. Inoltre ragazzi, è disponibile il mega bundle, potete scegliere il bundle composto da dal primo capitolo più il secondo capitolo, il bundle composto dalla limited edition più il secondo capitolo, e poi il super bundle composto dalla collector edition del primo capitolo più il secondo capitolo. Non so come mai non abbiano fatto limited e collector anche del secondo capitolo. Comunque, chi le vuole vi lascio sotto il link. Tra l'altro, prendendo il bundle risparmiate una ventina di euro, mi sembra che c'è un 10% di sconto, quindi sicuramente ottimo. Poi passiamo a Strict Limited, che anche loro ci portano degli sconti sui loro prodotti. Hanno infatti preparato un premium summer sale in cui si possono comprare molti dei loro giochi con un bello sconto di 20-30 euro al gioco, quindi sicuramente interessante sia i giochi in versione fisica che le collector edition. Vi lascio il link per andare a acquistare quello che più vi interessa.
E finiamo la puntata parlando di Analog, perché ci porta una nuova console portatile, ovvero la vecchia console in versione nuova. Si chiama Analog Pocket Aluminium Edition, versione con i colori stile metallizzati, diciamo. Ci sono quattro colori diversi: bianco, grigio, nero e blu. Costa un bel po' di soldini, infatti la versione normale costava intorno ai $250, questa invece costa la bellezza del doppio, quindi $500 per chi vuole questa versione super limited di questa bellissima console, che vi permette di giocare ai giochi originali delle vostre console portatili. Di natura, cioè senza nessun accrocchio, vi permette di giocare ai giochi per Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Poi, utilizzando delle specie di adattatori, potete giocare anche ai giochi di Atari Lynx, Sega Game Gear, Neo Geo Pocket e tutte le console portatili, per PC Engine, tutte le console portatili che sono uscite. Per ognuna c'è un adattatore e funzionano direttamente, non emulate, quindi potete giocare come se aveste la console originale. Veramente un bellissimo pezzo, anche se $500 non sono pochi, ma purtroppo le altre versioni sono finite e non sono più disponibili. In ogni caso vi lascio il link per chi volesse acquistarla dal sito di Analog. E con questo, ragazzi, è tutto. Come vedete sto proprio squagliando perché ci sono forse 50 gradi all'interno di casa mia, visto che fuori ce ne sono 40. Speriamo che arrivi un po' di fresco e ci vediamo settimana prossima con la nuova puntata del TG Games Limited. Ciao ciao! Si potrà ordinare la versione Nintendo Switch e PlayStation 5 del cazzo che mi frega, perché c'è il vento, porco di... Salve ragazzi, benvenuti a questa nuova puntata del TG Games Limited. Porco due di quella maledetta, oh. Questo platform, ci sono sessioni in cui dovrete muovervi tipo platform e vaffanculo, e altre sessioni con una, con all'interno c'è anche una, si chiama un Earth, tranne qualche mese fa quando è uscito, mi pare che l'ultimo sia l'ultimo fosse proprio, ed è disponibile qui da il bando composto, lo sconto di porco Giuda astuta.